Buongiorno, per Belluno Blu. Oggi siamo qua con Antonio Alliva, co-founder di Trade Italy, una startup che, come mi spiegava poc'anzi, ha diverse diramazioni e che si occupa di prototipia e stampa 3D. Antonio, buongiorno. Ti volevo chiedere appunto come la tua azienda e le altre aziende del tuo settore in questo periodo stanno lavorando a questo periodo di emergenza e come stanno poi ridisegnando anche quello che è il lavoro dentro questa emergenza qui, come soggetti attivi, perché poi, come ci spiegherai, avete preso un ruolo da protagonisti, tutto sommato, dentro uno dei vari aspetti di questo lockdown. Sì, buongiorno a te. Innanzitutto grazie, insomma, dello spazio per raccontare un po' questa storia. Sì, noi il primo progetto l'abbiamo portato avanti insieme a Isinnova, che è questa startup di Brescia che ha iniziato un po' il progetto delle valvole Charlotte. Quindi la prima collaborazione è partita insieme a loro. Noi abbiamo realizzato per loro, se non ricordo male, all'incirca un centinaio di valvole nella prima partita insieme alla nostra rete. Delle valvole che servivano soprattutto nella prima fase in cui siamo entrati noi in contatto con i ragazzi per i test, quindi per quello che riguardava appunto la funzionalità o meno della valvola. Una valvola che non faceva altro che fa tuttora allo scopo di hackerare una maschera da snorkeling per quanto riguarda appunto la respirazione assistita. Quindi la maschera veniva utilizzata e viene tuttora utilizzata in alcuni reparti, vista la carenza, ecco, di macchine respiratorie per quanto riguarda, ecco, l'emergenza Covid. Nella prima fase c'è stata una sperimentazione che è ancora in atto in alcune realtà, in alcune istituzioni ospedaliere, perché a dire il vero manca una legislazione che tutela anche questa parte, perché ovviamente la valvola è stampata in 3D, la valvola è fatta con dei materiali che sono in alcuni casi spesso possono essere dei polimeri plastici, che però non hanno alcuna certificazione, quindi sono i medici spesso e magari gli ospedali che autocertificano e dichiarano che per questioni appunto di emergenza si utilizzano ad esempio questi prototipi che possono, diciamo, limitare la carenza, ecco, della valvola vera e propria. La valvola non fa altro che comunque appunto aiutare questi reparti, perché grazie all'utilizzo appunto della maschera da snorkeling si riesce, ecco, ad inserire nei reparti un maggior numero appunto di degenti. Questo è lo scopo principale. Questo è stato uno dei, diciamo, dei casi. Poi si è iniziati a collaborare anche con il Fab Lab di Parma, e quindi col Fab Lab di Parma, che gestisce sul territorio, ecco, ha gestito sul territorio le varie richieste, dalla protezione civile all'ospedale, nella fattispecie, sempre attraverso appunto la rete dei maker, ha richiesto anche lì la stampa di alcune valvole. La rete dei maker, che devo dire ha reagito negli ultimi 15 giorni in maniera appunto eccezionale, grazie ai social e grazie a questa appunto rete di persone che si sentono anche senza le emergenze, ecco, diciamo così. È un tessuto, diciamo, di professionisti, come dire, di appassionati di informatica, una rete che tutt'oggi ancora, appunto grazie ai social media, si sente, appunto, e grazie anche ad alcune fiere come può essere la Make a Fair, si rivedono appunto per esporre i propri progetti. Ecco. I maker, in questo caso, il ruolo dei maker qual è stato? Innanzitutto l'organizzazione, quindi un'organizzazione molto rapida, perché lo scambio di informazioni, la condivisione, no, di informazioni che c'è stata grazie ai social, ha reso possibile appunto,
un hackeraggio di una valvola già esistente, e quindi una riprogettazione della valvola, e anche la creatività, l'inventiva in questo caso degli italiani, anche spesso nel poter ricreare dei dispositivi di protezione, come ad esempio delle maschere o addirittura proprio degli schermi attraverso appunto sia l'utilizzo della stampante 3D, ma anche dei macchinari come le laser cut, quindi delle attrezzature che spesso sono disponibili anche in piccoli spazi che per fortuna non sono stati chiusi come le fabbriche, che attualmente magari vista la normativa hanno dovuto chiudere. Quindi i laboratori, tendenzialmente i laboratori dei makers, spesso sono anche nei garage di casa, quindi questo ha consentito anche la possibilità di produrre in loco delle attrezzature introvabili. Quindi questo ci fa capire anche come la produzione locale in questo caso sia stata fondamentale, no? Non aspettare che dovesse arrivare dalla Cina il dispositivo di sicurezza, ma realizzarselo proprio nel proprio garage o addirittura chiamando il Fab Lab della città. Questo ha fatto sì che appunto i dispositivi fossero e sono tuttora realizzati nei Fab Lab, nelle aziende come la nostra, che ad esempio magari si sono resi disponibili e quindi si sono riconnessi alla rete dei maker e hanno dato disponibilità per realizzare appunto questi dispositivi. È una storia fantastica perché fa capire quanto anche magari una cultura che viene dal basso come quella dei maker, condividendo appunto i progetti, le idee, le iniziative, gli strumenti che possono essere anche le proprie stampanti 3D che stanno a casa, possono essere utili in questi momenti di emergenza. E noi nel nostro piccolo abbiamo, quando è stato possibile, abbiamo sempre comunque o donato del materiale o realizzato appunto dei dispositivi dandole gratuitamente. E c'è stata insomma una grande reazione appunto da parte di tutto, ecco, il tessuto. Sì, diciamo che questa cosa qui, questo ultimo esempio è stato l'ultimo esempio appunto di quello che poi è già la rete dei Fab Lab, la rete dei maker su tutto il piano nazionale e internazionale, che è un vero e proprio network di scambio dal basso, di conoscenza, di produzione, che ha un po' negli ultimi anni comunque rivoluzionato il modo di vedere la produzione fisica di oggetti d'uso e anche di sperimentazione. Io, leggendo il vostro sito, che invito tutti ad andare a vedere, 3D Italy, così potete anche capire bene come lavorano questo tipo di aziende, ho letto che una tua frase, oppure era in qualche fiera, che dicevi: se lo puoi immaginare, lo puoi creare. Ancora una volta questa cosa qua è diventata realtà, e realtà importantissima, perché poi oltre alle valvole Charlotte installate sulle Easy Breath di Decathlon, ci sono appunto, come dicevi tu, tanti altri esempi di sperimentazione, di lavoro su quello che sono i dispositivi fondamentali in questo momento qua. Secondo te, sul piano internazionale, sul piano nazionale, le cose più interessanti che si stanno muovendo da questo punto di vista qua, quali sono in questo momento e quali sono un po' le sfide che vi aspettano in questo presente, poi completamente rivoluzionato dall'arrivo di questo Covid-19? Guarda, l'aspetto più importante a livello internazionale, secondo me, è stata insomma una condivisione dei progetti. Si sono già create appunto queste piattaforme dove tutti i Fab Lab di tutto il mondo hanno condiviso il proprio progetto, che può essere quello magari del dispositivo di sicurezza come lo schermo protettivo. Quindi per dire, riuscire a stampare lo schermo che ho condiviso io è molto più veloce rispetto al vostro, potete risparmiare 20 minuti di stampa. Oppure io ho utilizzato questo materiale che è più facile da sterilizzare. La possibilità di come dire, dare anche un protocollo, no? Anche se non c'è sotto il punto di vista legislativo, però almeno cercare di raccontare e documentare soprattutto quello che si è fatto sino ad oggi, perché magari può essere utile a qualcun altro, è già un grande segno di responsabilità
e soprattutto di umanità. Questo la rete l'ha dimostrato a livello internazionale, dal Perù agli Stati Uniti, sino alla Spagna. Quindi c'è questo scambio continuo di informazioni che continua. Si possono fare tantissime cose, secondo me, perché, come dicevamo prima, siamo in un momento in cui c'è bisogno della creatività e dell'ingegno umano, e i maker in questo caso sono in prima linea, perché con degli strumenti che sono magari a basso costo e reperibili sul territorio, possono realizzare degli strumenti magari di alto valore tecnologico. Siamo nati anche per questo, abbiamo il nostro, insomma, intento è stato sempre questo. In questo momento, con l'emergenza Covid, secondo me la rete si è supportata anche ancora un po' di più dalle istituzioni o dalla protezione civile, che in questo caso spesso ci sentiamo, ci coordiniamo, ma sempre a livello locale, non c'è un coordinamento nazionale. Se si riuscisse a coordinare anche dall'alto quello che già dal basso, no, sta avvenendo, si potrebbero fare tantissime cose. Dal punto di vista invece di quello che sono le reti dei Fab Lab e dei vari maker che ci sono distribuite in tutto il territorio, il tuo invito rispetto a questa fase qua qual è invece? È quello di cercare di coordinarsi, perché spesso magari si creano delle iniziative, tutti abbiamo tanta voglia di aiutare adesso. Questo però magari può creare una sorta di affollamento e di non coordinamento delle azioni. Secondo me la cosa importante adesso è come già stiamo facendo, appunto, cercare di rimanere coordinati sulle singole iniziative e di poter dare il nostro supporto dove c'è più bisogno. Quindi per fare questo c'è bisogno ovviamente di coordinamento tra di noi, quindi dobbiamo stare attenti a continuare appunto ad essere coordinati e non sparpagliarci, ecco, perché come dicevo prima purtroppo non c'è un coordinamento nazionale che ci supporta in questo caso. Perciò anche da questo punto di vista la vostra richiesta invece verso l'alto sarebbe di organizzare un coordinamento in grado di poter mettere in rete davvero e in maniera coordinata tutte le iniziative locali, mi sembra di capire. Assolutamente sì, quella sarebbe insomma la nostra volontà, perché abbiamo già scritto varie volte anche ai dipartimenti e alle altre insomma sezioni locali, però non c'è mai stato secondo me una sorta di un coordinamento che rende tutto un po' più unificato, un po' più anche semplificato, no? Perché spesso noi adesso riceviamo un sacco di richieste, ma questo materiale certificato con questa stampante 3D lo posso fare? E allora riuscire a coordinarsi un attimo e dare, ecco, delle disposizioni un po' più a carattere nazionale servirebbe un po' a tutto, soprattutto alle strutture sanitarie. Noi ci siamo un po' messi a contatto, come ti dicevo prima, sul territorio, anche con delle strutture, ad esempio delle case d'accoglienza oppure case di riposo per anziani. Lì non c'è alcun tipo di coordinamento, sono spesso, magari essendo anche private, molte cliniche non hanno una sorta di manuale. Ma esatto, vengono e ci fanno delle richieste. Avete dei dispositivi? Le paghiamo anche i dispositivi. Siamo senza, quindi questo per noi inizia a essere un po' complicato da gestire adesso. Certo. E invece dal punto di vista vostro, voi siete in grado di gestire un minimo di coordinamento o ci sono altri soggetti dal punto di vista delle aziende che si occupano di stampa e di quello che è il vostro settore che stanno facendo il coordinamento invece verso il basso? Allora, aziende per fortuna di prototipazione che si occupano di produzione, ecco, di manifattura 4.0 in Italia ce ne sono tantissime
E tantissime sono anche le iniziative di supporto a titolo gratuito. Per fortuna abbiamo reagito anche con il cuore sotto questo punto di vista. Ma secondo me il gruppo dei Fab Lab, i maker in generale, con la loro anche capillarità e il contatto che hanno anche con le istituzioni, potrebbero essere gli attori giusti per il coordinamento. Noi come azienda, come startup, magari potremmo dare un supporto al coordinamento. Noi come 3D Italy, magari avendo 6 sedi su tutto il territorio nazionale, di più rispetto ad altri potremmo, ecco, coordinare, ma i Fab Lab sono ancora più capillari rispetto a noi, quindi loro sono proprio presenti su quasi su ogni capoluogo di provincia in Italia, quindi questo è a maggior titolo è senza ombra di dubbio una caratteristica che li porta in primo piano, in trincea adesso. Noi possiamo stare dietro le quinte e dare una mano, un supporto con quella che è la produzione, perché non tutti i Fab Lab hanno macchine come le abbiamo noi. Quindi noi avendo 50 macchine, ad esempio, che stampano in 8 giorni su tutta la rete, in FDM, in SLA, con tante tecnologie, riusciamo, ecco, magari ad essere un po' più potenti nella fase produttiva. Però serve chi poi sta in prima linea, e in prima linea ci stanno sempre loro. Ti faccio un'ultima domanda. Per quanto riguarda sempre la valvola che poi ha portato all'onore delle cronache questo percorso qua, perciò questa famosa valvola Charlotte, a livello di brevettazione come è stato gestita la cosa? Isinnova è stata, diciamo, in questo caso è stata molto brava secondo me nella scelta. Brevettato la valvola, però dandola, come dire, in lo dico molto, cerco di semplificarla, no? Cioè, la valvola la possono utilizzare tutti, anche se brevettata è stata progettata da Isinnova, senza però avere dei fini di lucro. Cioè, quindi un'azienda che va a produrre quella valvola per venderla o per altri scopi, non può farlo perché è stata brevettata. Quindi se tu la utilizzi senza fini di lucro, come, diciamo, come azienda o come singolo cittadino, puoi tranquillamente scaricare il file che è, diciamo, condiviso e puoi stamparlo anche a casa tua. Questa è, diciamo, è stata una buona idea perché ha fatto sì che diciamo, no, si potessero mettere anche dei limiti per cercare di evitare di trovare delle aziende che possono approfittare di questo, ecco. Ci sono state anche, ho letto poi sui social, in varie situazioni, delle aziende che comunque hanno brevettato delle loro valvole, brevettato la loro maschera e cercato subito di fare, no, speculazione. Poi queste sono le leggi del mercato, no? Sì, che alla fine di fatto un'altra volta la vostra rete ha imposto un altro paradigma di fatto, cioè da un'idea che è quella del dottor Favero di prendere una maschera da snorkeling e trasformarla in un respiratore CPAP, siamo arrivati a un brevetto però a uso libero che ne garantisce il fatto che si possa produrre senza specularci. Questo mi sembra paradigmatico di quello che è anche un po' il lavoro che fate voi e il tipo di principi che portate avanti rispetto al consumo critico, rispetto al chilometro zero, rispetto anche a una riappropriazione della produzione da un punto di vista dal basso, diffuso, come sta avvenendo anche in un'emergenza come questa. E questo, secondo me, è veramente il cuore di questo discorso, che poi dietro ci sono teste che pensano, piccoli produttori, innovatori e una rete che se a tanti non era ben chiara la potenzialità che avesse, grazie a questa terribile emergenza però si è dimostrata in tutta la potenza che ha, hackerando, come dici tu, un oggetto d'uso. E questo è sintomatico, ecco, delle grosse potenzialità che ha il settore di cui vi occupate. Io ti ringrazio tanto per la chiacchierata, vi facciamo i nostri complimenti, invitiamo tutti i Fab Lab di Belluno e del Trevisano e dell'area del Veneto a mettersi in contatto con voi se ne avessero necessità e hanno la spinta di farlo, e massimo supporto da parte nostra. Ti ringrazio, Antonio. Grazie mille, grazie a te. Buona giornata. Ciao.